In tema di Colosseo, perché a Roma c'è stata una ricostruzione proprio delle sfide tra i gladiatori. Per noi Silvia Santalmassi. Un combattimento tra gladiatori in pieno centro a Roma, in piazza del Pantheon, ricostruisce un preciso momento storico di 2000 anni fa, quando la morte dava spettacolo con migliaia di spettatori che gridavano sugli spalti, scommettevano, si esaltavano di fronte alle gesta di chi si scontrava per la vita. La sorte del gladiatore dipende da voi. Smitte! Se volete salvarmi la vita. Io sono un oplomaco, quindi un gladiatore pesante che combatte con lancia, scudo e spada. Io sono un trace, combatto abbastanza alla leggera con quest'arma particolare che serviva ad aggirare la difesa dell'avversario. Quanto pesa questa armatura? Tra i 10 e i 15 kg. Sono il senatore che ha organizzato i giochi per la folla, per promuovere la mia campagna elettorale. Anche all'epoca funzionava, se vogliamo, più o meno come oggi. Lo spettacolo dei gladiatori al Colosseo o in una delle tante arene delle province di Roma. I gladiatori erano vere e proprie star dell'antichità, popolari ed amati quanto i calciatori di oggi che si affrontano negli stadi. Certo il destino per loro era più crudele, celebrità o la morte. L'iniziativa è del mensile Focus Storia, che tratta proprio il mondo dei gladiatori ai tempi della Roma antica. Io sono uno schiavo. Solo per oggi? Si può fare, si può fare. Il grande Vasco.